benvenuti a questa edizione del TG2000, vediamo i titoli di venerdì 27 settembre. Dengue a Fano, il quadro della situazione con specialisti e amministrazione comunale. Settima festa delle persone speciali nella provincia di Pesaro e Urbino a cura della Fondazione Homo Bonus. Il dono, un gesto destabilizzante che può cambiare la società, il convegno a Sant'Angelo in Vado. La bottega d'arte di Luciano Biagiotti, personaggi e storie del passato della città di Urbino. Festa del fungo a San Sisto di Pian di Meleto è stata presentata all'edizione 2024 tra cibo, musica e divertimento. Benvenuti a questa edizione del TG2000. Apriamo la serata con l'ospedale di Urbino, dove è entrato in funzione il reparto di medicina d'urgenza MURG, risultato di un investimento da 280.000 euro. Sara Mazzo, direttore del pronto soccorso, il direttore generale Alberto Carelli, ma anche Morena Mazzanti, direttore facente funzione del presidio ospedaliero unico Urbino Pergola, hanno sottolineato l'importanza di questi 5 letti che permetteranno di snellire e velocizzare il lavoro alleggerendo pronto soccorso e medicina, un servizio importante per tutto l'entroterra. La medicina d'urgenza è inserita nella struttura del pronto soccorso ed osservazione breve intensiva dell'ospedale e garantisce il ricovero di pazienti inviati dal pronto soccorso che necessitano di essere stabilizzati prima del trasferimento in altri reparti di competenza specialistica o di pazienti con patologie meno severe che hanno cioè bisogno di ricoveri brevi inferiori dunque ai 4 giorni. Il vicepresidente della Regione Assessore alla Sanità Filippo Saltamartini ha definito questo intervento un modello virtuoso da esportare anche in altre realtà. E continuiamo a parlare di sanità perché nella giornata di oggi si è tenuto a fare un incontro. L'amministrazione comunale ha fatto il punto sulla situazione della dengue con il dottor Augusto Liverani e Stefano Gavaudan. Sentiamo come è andata nel prossimo servizio. È fondamentale comunicare insieme ai cittadini le azioni che dovremo fare insieme. Noi abbiamo iniziato un'azione larvicida dopo quella autulticida ed è fondamentale che anche i cittadini nelle proprie abitazioni private ci aiutino con le azioni all'interno delle proprie abitazioni. Abbiamo voluto fare il punto stampa insieme all'AST di Pesaro Urbino, all'Istituto Zooprofilattico e ASET perché questo gruppo di lavoro che va avanti da settimane sta tenendo sotto controllo la situazione e in maniera chiara stiamo comunicando senza creare allarmismi alla popolazione, quello che è stato fatto e quello che stiamo facendo. E questo è il metodo che dovremo fare oggi e che mi auguro anche dal prossimo anno. Da marzo dovremo iniziare un'azione larvicida in tutta la città di Fano, è un'azione che dovrà essere capillare coinvolgendo tutte le associazioni della città e anche con un ruolo sicuramente diverso da parte di ASET, la nostra azienda dei servizi, che si è dimostrata disponibile a prendere in gestione tutta la parte, ad esempio, della disinfestazione e anche della prevenzione. È chiaro che noi abbiamo fatto la disinfestazione in tutte le aree pubbliche, ma la maggior parte delle aree, circa il 70%, sono aree private, quindi è fondamentale che i cittadini nella parte di loro competenza, quindi all'interno dei propri giardini, dei terreni, ci diano manforte e quindi facciano quelle azioni che possono debellare completamente la zanzara tigre fin quando non arrivano le temperature fredde e quindi poi la natura fa il suo corso. Non è che i casi aumentano, sono aumentati rispetto a ieri soltanto perché ci sono pervenuti i risultati di campioni biologici che avevamo inviato il 15 settembre all'Istituto Superiore di Sanità, quindi sono pervenuti questi risultati, ma si riferiscono a casi che noi già precedentemente avevamo considerato come possibili. La zona è abbastanza caratteristica per lo sviluppo di Aedes albopictus, queste villette private con molto verde, ben curate, con molte raccolte d'acqua nei sottovasi, rappresentano un habitat ideale per le zanzare. Questa è una battaglia che parte da aprile-maggio, che sono i momenti in cui la popolazione comincia a crescere. Poi noi ci accorgiamo del fastidio della zanzara qualche mese più tardi, ma la lotta alle zanzare inizia molto prima e non inizia assolutamente attraverso la disinfestazione, ma attraverso la riduzione dei punti di moltiplicazione che sono per la grandissima parte in ambito privato, nei nostri giardini, cioè non è il lago, non è il fiume, è il nostro giardino che moltiplica le zanzare e quindi dobbiamo intervenire lì, localmente, già all'inizio della buona stagione. Non la estirperemo perché sta conquistando il mondo e tutti i continenti sono già invasi da zanzara tigre, si tratta di ridurre la popolazione perché questo significa anche ridurre il rischio di trasmissione dei virus.
e si è tenuta la 7ª edizione della Festa delle Persone Speciali nella provincia di Pesaro ed Urbino, organizzata dalla Fondazione Homo Bonus. Scopriamo insieme tutti i dettagli. La quercia che vedete alle mie spalle è un luogo molto importante per LCI e per l'associazione Homo Bonus, perché qui si è verificato un fatto che ha dato luogo a una devozione ma anche ad una attrattiva, e oggi qui abbiamo la riprova di quanto siano importanti certe manifestazioni apparentemente marginali ma che poi invece danno senso alla partecipazione e alla solidarietà. Vero Lorenzo Campanelli, la LCI si è impegnata in questa direzione? E si è impegnata, ma alla fine di tutti noi abbiamo pensato assieme con tanti imprenditori, e qui vicino a me uno che è Gigi Sperandio della FAB, di riunire gli imprenditori in modo che non sia solamente uno ma che siano in molti. Noi facciamo tante attività, tutti noi imprenditori facciamo delle attività a sostegno, e questo l'idea che è venuta è quella di mettersi insieme, perché insieme possiamo fare molto di più del singolo, e quindi da qui è nata l'idea di fare Homo Bonus, che già siamo 50 imprenditori e di più, e arriveremo alla fine dell'anno a 100, e cerchiamo di costruire qualcosa insieme per aiutare la provincia di Pesaro Urbino, le persone che hanno di meno e che possano godere i doni che Dio ci ha donato. Ecco, tra le associazioni che voi sostenete non ci sono soltanto giovani o persone in difficoltà, ma in particolare oggi è una giornata che voi avete dedicato alle associazioni che sostengono i disabili, no? È un valore importante per voi? Sì, il valore importante per i discorsi dei disabili. Ci sono strutture che fanno un lavoro grandissimo, però purtroppo le risorse che arrivano dallo Stato non riescono a coprire tranne l'indispensabile, e di conseguenza la cosa bella è quello che noi vogliamo cercare nell'ambito dei disabili, che è uno dei settori più importanti assieme al discorso delle Caritas, delle Caritas diocesane. E, dicevo, l'area dei disabili è una cosa molto importante, perché oltre a avere, vuol dire l'assistenza da queste aziende eccetera, possano fare anche una parte di vita normale, come d'altronde secondo noi loro hanno diritto. Questa quercia che valore ha in particolare? È una storia strana, e che poi alla fine ci ho fatto anche, perdonatemi, uno scritto raccontando questo in maniera diversa, no? Perché alla fine di tutti, e qui io sono emozionato di avere Gigi vicino, e che lui come me, nella vita, se uno fa qualcosa di buono, in ogni caso ritorna qualcosa di buono, no? Anche se è piccolo, ma non importa, c'è sempre qualcosa che vedi che tu non puoi, come si dice, non puoi capire. E quindi questa è nata questa cosa, che no, questi contadini, che sono gli imprenditori, si mettono insieme perché un contadino ha avuto la fortuna e poi ha incontrato altri contadini, imprenditori, che hanno avuto fortuna anche loro. Di conseguenza questa fortuna che abbiamo avuto insieme vogliamo metterla insieme per fare quello che dicevo prima. Ecco, quindi vale ancora il concetto che tra contadini un tempo nelle difficoltà ci si aiutava reciprocamente? Lei cosa ne dice? Secondo me è così ancora, per fortuna. L'iniziativa che è grande, nobile, no? Una cosa di questo genere qui è troppo grande, e quello che noi ci mettiamo, che si dà così, è bello vedere anche questa gente che ne può usufruire. Antonio Bernardini della Cooperativa Sociale Francesca è qui per testimoniare, ma anche per raccogliere l'attenzione di queste aziende che si occupano anche di categorie più in difficoltà. Sì, per noi questo ormai è un appuntamento molto importante, annuale. La ditta LCI, nella persona del suo presidente Lorenzo Campanelli, ci invita tutti gli anni, e per noi è un incontro importante perché incontriamo tante altre realtà come la nostra, ma anche per un incontro con le istituzioni, ma anche con le ditte private che piano piano cominciano a dare una mano alle nostre realtà. Signor Prefetto, è una giornata come tante, ma forse con un valore in più questa.
Questa è una giornata meravigliosa che si ripete ogni anno e ringrazio Lorenzo Campanelli e tutti coloro che l'hanno organizzata. Meravigliosa perché si è a contatto con delle persone particolari che hanno una grande umanità e quindi riescono a trasmettere veramente, pur in una condizione fisica delicata, un messaggio di gioia. Quindi io ogni volta vengo volentieri proprio perché ricevo moltissimo da queste persone. Il Comune di Pesaro annuncia 11 vigili di polizia locale in più nel 2025. Il primo cittadino Andrea Biancani sottolinea come l'obiettivo sia rafforzare il presidio del territorio, la sicurezza urbana e quella dei quartieri. L'intervento del sindaco durante il Consiglio Comunale sul rilancio dell'Unione Pian del Bruscolo e sulla riorganizzazione dei servizi ha sottolineato come l'Unione rimanga un'opportunità per condividere insieme le scelte strategiche per l'intero territorio. Grazie alla convenzione sarà possibile avviare nuove collaborazioni per una sempre migliore governance. Il dono, un gesto destabilizzante che può cambiare la società, questo è il titolo del convegno che si è tenuto a Sant'Angelo in Vado, un tema che può sembrare banale ma secondo gli organizzatori bisognerebbe parlarne di più. Sentiamo. Il dono, un gesto destabilizzante che può cambiare la società. È un'iniziativa a Sant'Angelo in Vado, nella chiesa di San Francesco, organizzata dall'arcidiocesi di Pesaro. Ecco, siamo con Biagio, il diacono, lui che ha messo a punto questa idea. Ecco, come nasce questa idea di parlare del dono? L'idea nasce dalla constatazione di un fatto, e cioè che oggi sempre meno persone sono pronte a donarsi gratuitamente per l'altro. In che senso? Vediamo un netto diminuire del numero di persone che sono volontari alla Caritas, alla Croce Rossa, eccetera, eccetera. Allora, il fatto di aver evidenziato questa criticità nel nostro paese, ma anche nella nostra diocesi, mi ha portato a pensare a organizzare un congresso che possa essere un momento di sensibilizzazione proprio al dono, quindi proprio al darsi in maniera gratuita, non solo nell'ambito sanitario, quindi con l'Avis e il prelievi d'organo, ma anche la donazione di tempo, che credo alla fine sia quella fondamentale, sia quella più importante. Quindi sensibilità, il dono. Chi meglio del professor Lucio Cottini ci può parlare di questi momenti che vive questa nostra comunità? Sì, no, indubbiamente ho aderito molto volentieri a questa proposta e anche a questa sfida che mi è stata lanciata. Devi parlare del dono come gesto eversivo, no? Che è qualcosa che rovescia le situazioni, e in effetti è così, cioè nel momento in cui riusciamo davvero a creare delle condizioni per le quali l'aiuto all'altro e l'aiuto a creare un contesto nel quale tutti quanti possano vivere bene diventa un gesto eversivo, perché non si tratta soltanto di curare qualcuno ma di creare le condizioni per le quali ci possa essere una qualità di vita. Il professor Herman Graziano a portare il suo contributo a questo incontro qui a Sant'Angelo in Vado. Donare significa mettersi in comunione con l'altro e insieme arrivare a quel concetto di dono che permette di dare completamento all'uomo e alla comunità stessa. A portare il suo contributo anche Michela Vitri, consigliere regionale. Tenevo ad essere presente per ringraziare l'Arcidiocesi, ma anche Avis e Aido. Si parla spesso di donazioni materiali che sono importanti, ma ci dimentichiamo invece che le vere donazioni sono proprio queste. Una goccia di sangue, ad esempio, quanto può valere? Milioni, miliardi, non lo sappiamo, forse di più, perché fa la differenza tra salvare una vita o meno. Quindi grazie. Stefano Parri, sindaco di Sant'Angelo in Vado e presidente dell'Unione Montana. Sì, è un evento programmato nella settimana della cultura Pesaro 2024, quindi in questo contenitore abbiamo pensato che era importante inserire anche una giornata dove si parla del dono in un'accezione un po' più ampia, no? Non dal punto di vista materiale ma dal punto di vista, forse diciamo così, un po' più filosofico, di donare del tempo, donare del sangue, donare un organo per anche salvare la vita di un terzo. Quindi ecco, intendiamo il dono, donazione nel senso più alto della parola. Sua Eccellenza l'Arcivescovo qui a Sant'Angelo in Vado a portare il saluto a questo convegno sul dono e dare la benedizione. Sì, ricordo
l'espressione di un padre della Chiesa, quindi parliamo dei primi secoli dell'era cristiana, che dice così: nessuno è così povero da non avere nulla da donare. Il dono è espressione di umanità, e chi si chiude al dono trova degli alibi, delle scuse per non vivere il gesto del dono. Il dono si esprime in tanti modi, non è solo un donare materiale, ma donare tempo, donare attenzione, donare ascolto, donare cura. Chi non si apre al dono in realtà è condannato alla tristezza. E torniamo in Urbino, dove sono stati completati i lavori di messa in sicurezza dell'alveo del fiume di Caguerra, località al centro della vallata del Foglia. Si tratta di un intervento di 200.000 euro finanziato con i fondi dedicati ai luoghi inseriti nel cratere dell'alluvione avvenuta a maggio 2023, nel quale è rientrato appunto anche il comune di Urbino. L'opera permetterà la salvaguardia del borgo di Caguerra, interessato da ingenti allagamenti durante i giorni del maltempo. Il primo cittadino di Urbino ha sottolineato come questo sia il primo intervento realizzato nell'asta fluviale del Foglia con i finanziamenti dell'alluvione 2023 intercettati dall'amministrazione comunale. L'auspicio è che a breve possano arrivare i ristori anche per i privati che hanno fatto domanda per i danni subiti ad attività economiche ed abitazioni. Nei prossimi giorni partiranno i lavori anche nel borgo di Miniera, per cui il comune ha ottenuto 1 milione di euro per la messa in sicurezza definitiva. Ed entriamo ora nella bottega di Luciano Biagiotti per scoprire personaggi e storie del passato della città di Urbino. Uno spazio che racconta Urbino nel suo rapporto con la città, quanto la città ha dato a lei, quanto lei ha dato alla città. Cosa si trova in queste stanze? Io in queste stanze sono molto soddisfatto di come mi sto trovando, di come sono riuscito a sviluppare le mie passioni qui in Urbino, raccontando la storia degli urbinati del secolo scorso e raccontando la mia storia attraverso loro. Detto questo, qui quando uno viene e vuol vedere qualche cosa del nostro passato, di quando eravamo poveri ma felici, qui lo racconto. Tante le forme di arte che ci sono, c'è veramente... Qui ho sperimentato varie attività, tipo pittura d'olio, pittura a spatola, ceramica, scultura. Non so fare, e lo ammetto tranquillamente, l'acquerello, perché l'acquerello vuole una mano leggera, direi quasi femminile. Io ho una mano più da scultore che non da acquarellista. Cosa si racconta oltre alle persone? Si racconta anche un modo di vivere, anche nel presepe qua sopra c'è un'accoglienza in qualche modo raccontata. Sì, c'è come vivevano una volta, e qui racconto in tre periodi diversi tre cose completamente diverse, tipo questo è il presepe, che racconta una storia nostra che lega la torre della Brombolona, la campana della Brombolona e i mulinelli che sono lì fra Canavaccio e Urbino. Poi racconto i personaggi, però non soltanto la storia, ma anche la fotografia, la fisicità dell'individuo, come vediamo in questo quadro che poi sarebbe Baldelli, ex oramai deceduto, urbinate. E poi di sopra la mia città ideale, costruita con tutti gli elementi che ci sono in Urbino, però ricostruita alla mia maniera, che non posso descrivere, ma si può vedere. Infatti questo posto è spesso aperto anche a tanti turisti che passano incuriositi. Questo spazio è libero per tutti, naturalmente a me, tempo permettendo e anche fisicamente permettendomi di stare qua, sono ben felice di accogliere tutti quelli che entrano, anzi, i turisti specialmente che rimangono
molto sorpresi, gli faccia anche un piccolo omaggino di ricordo. Tante storie e aneddoti sono raccontati attraverso diverse forme di arte in queste stanze. Un aneddoto particolare, se ha voglia di raccontarcelo ai nostri microfoni. Non saprei, ce ne sono tante. Le cose che mi hanno colpito di più è stato Baldelli, che l'ho riprodotto in un quadro e in una statuina. Un'altra cosa che mi ha colpito spesso, mi colpiscono spesso, le tragedie, quelle grosse. Come vediamo qui abbiamo una pietra dedicata alle torri gemelle americane. Qui sotto vediamo una scritta, perché era settembre, dovevo fare un presepe diverso. L'avevo già iniziato e l'ho dedicato loro. Poi è successo il Covid. Ecco qui abbiamo la Madonna di Duccio con la mascherina, e questa è dedicata ai morti del Covid. E qui addirittura abbiamo anche il cappello originale di quando l'università era qualcosa di diverso di oggi. Oggi abbiamo soltanto una coroncina, mentre a quei tempi c'era una divisa ben precisa che da lontano tu riconoscevi un personaggio da come si vestiva, con questo cappello alla Robin Hood e anche il mantello dello stesso colore. E diciamo che quando uno entra qua, entra nell'Urbino che fu. Cambiamo tema, perché le prime tre domeniche di ottobre, il 6, il 13 e il 20, Pergola, la città degli Ori, ospiterà la Fiera Nazionale del Tartufo Bianco Pregiato, appuntamento giunto alla 27esima edizione dedicato agli appassionati del principe indiscusso della tavola. Parte in grande stile l'evento che apre le principali kermesse italiane dedicate al tartufo, il prezioso tubero che quest'anno a Pergola viaggia nel segno dello slogan «Le Marche che non ti aspetti». The Unexpected Mark, con questo claim, la Fiera Nazionale del Tartufo Bianco Pregiato di Pergola si presenta con un taglio sempre più internazionale, in perfetta sintonia con la sede scelta per il lancio della manifestazione, l'Aeroporto Internazionale delle Marche Raffaello Sanzio. Il programma, ideato all'insegna della qualità e per tutti i gusti, con spazi e momenti dedicati a famiglie, giovanissimi, cultori del tartufo pregiato e amanti delle prelibatezze offerte da questa terra e valorizzate grazie all'abilità dei suoi agricoltori e produttori. Il programma e tutti i dettagli sono disponibili sui canali ufficiali della manifestazione. E continuiamo a parlare in qualche modo di tuberi e di feste, perché è stata presentata quella dedicata al fungo, che si terrà nei prossimi giorni a San Sisto di Pian di Meleto. L'edizione 2024 sarà tra cibo, musica e divertimento. Vediamo. Sì, quest'anno arriviamo alla 55esima edizione. Sarebbe la 57esima, perché causa il Covid per 2 anni abbiamo fatto una festa ridotta. Più o meno il filone è sempre lo stesso, il nostro: la valorizzazione del territorio, la valorizzazione dei prodotti e la valorizzazione del fungo. In più anche delle iniziative per fare sapere che il territorio interno ha bisogno dei sostegni, ha bisogno dei miglioramenti. Per esempio, in questo periodo che ci sono sempre alluvioni, una cosa un'altra, la grossa colpa perché il territorio non è stato avuto la manutenzione, e noi invitiamo quei pochi che sono rimasti in campagna di dare un contributo, un sostegno, anche una possibilità di poter pulire i fossi in modo che così. E l'altra iniziativa è quella che noi, così, le nostre donne, che qui ce n'è parecchie, questa sera facciamo dei piatti un po' della tradizione. Più dopo noi organizziamo le due domeniche, il 29 e il 6, due mostre. Una un po' più riservata per i funghi del territorio, anche perché il fungo ci sono commestibili e velenosi. Noi invitiamo la gente a raccogliere quelli che sono commestibili, perché il resto devono rimanere sul territorio, perché sono utili per l'ambiente. La seconda domenica, il 6, invece facciamo la mostra con tutte le specie di funghi che troviamo
nelle Marche, nella Romagna e nella Toscana. Questa sera qui siamo davvero al ristorante La Gatta per inaugurare questa festa di San Sisto, che è una delle feste del fungo, sicuramente la più vecchia, ma è una delle più vecchie proprio della regione Marche, e ci tengo molto a esserci perché ormai sono anch'io fedele a questo appuntamento. Questa sera comunque il tema è l'incrocio, cioè l'incrocio di questa località e questo crocevia di tre regioni, e quindi al menù che ha proposto il ristorante La Gatta, che è sulle tipicità sicuramente del Montefeltro, direi del nord della regione Marche, abbiamo voluto mettere insieme in abbinamento le tre regioni. In cucina troviamo dei primi a base di funghi, polenta, tagliatelle, gnocchi e anche carne, quindi salsicce, dei bocconcini sempre con una crema di funghi. E un piatto rustico con i prodotti locali. Ah, benissimo, sono venuto a trovarci tante persone, tra l'altro anche questa ragazza che adesso vi dirà che cosa abbiamo offerto stasera in questa serata. Allora, mi sono trovata benissimo, la spiegazione del professore è stata ottima, lui ha abbinato ogni vino alla propria pietanza giusta. Quindi per ora sta procedendo tutto meraviglioso, sì sì. Sì, oltre al cibo ci sarà anche dell'intrattenimento, sia diciamo per tutte le età, sia per le famiglie, ci saranno dei giochi per i bambini, anche cose diciamo più particolari, come un artigiano che realizza delle spade di legno con cui fare giocare i bambini, anche i gonfiabili, poi naturalmente ci sarà la musica. L'intrattenimento, tanti stand gastronomici di prodotti tipici, artigianali, tutte cose tipiche, diciamo, tradizionali. Quest'anno è andata molto bene, che le piogge delle scorse settimane ci hanno aiutato tantissimo a trovare tantissimi funghi come porcini, brattaioli, tanti funghi abbiamo trovato. E continuiamo con gli eventi e gli appuntamenti. Domani sabato 28 settembre alle 18.30 alla Sala degli Incisori a Collegio Raffaello, il Lions Club Urbino con il patrocinio dell'amministrazione comunale propone l'incontro La Bioetica nella più antica Repubblica del Mondo. Dopo i saluti del presidente del club Silvano Severini si terrà la relazione a cura della professoressa Luisa Borgia, presidente del Comitato Bioetica della Repubblica di San Marino, che presenterà l'attività che il Comitato Sammarinese di Bioetica ha svolto dalla sua costituzione ad oggi. Domani e dopodomani, nelle giornate di sabato e domenica, grande festa ad Urbania, perché il gruppo Urbania 1 compie 40 anni di attività. Saranno due giornate ricche di eventi ed appuntamenti con il patrocinio del Comune di Urbania. E sono numerose le iniziative in occasione della Giornata Mondiale del Cuore, che cade il 29 di settembre ad Urbino, sabato 28. Dalle 10 alle 12 di mattina sarà possibile fare un controllo cardiologico grazie all'Associazione Amici del Cuore di Urbino, che propone per la mattina di domenica 29 settembre una passeggiata ecologica nell'Alta Cesana. L'incontro è alle 9.30 al parcheggio di De Angelis ed è gratuita, aperta a tutti. Ma anche a Pesaro la giornata di domani sarà all'insegna della prevenzione grazie alla Carovana della Salute, che sarà in Piazza del Popolo per visite, screening, promozione della salute e controlli gratuiti dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18. Chiudiamo le segnalazioni per gli appuntamenti nel weekend con l'inaugurazione della sede di Sicolagia, che si terrà sabato 28 alle 18.30 a Fermignano alla sala mostre Bramante. In conclusione un buffet per conoscere al meglio questa importante realtà del territorio. E oggi è il compleanno di un simpatico amico di Tele 2000 e vorremmo fargli gli auguri così. Oggi in giro per Urbino abbiamo incontrato qui allo Sugar Café Bicio, l'antidepressivo naturale. Bicio, ho saputo che hai festeggiato il compleanno, come sono andati questi festeggiamenti? Ho esagerato troppo con il bere, sono tornato a casa in treno. Sei stato bravissimo, così hai evitato di fare incidenti.
Sono stato bravo, sì, non avevo mai guidato un treno. E per questa sera è davvero tutto, vi lascio alle previsioni del Meteo 2000 e vi auguro un buon proseguimento di serata qui su Canale 18. Meteo 2000 è un programma presentato da Biosalus, Urbino 5 e 6 ottobre. Previsioni per sabato 28 settembre. Cielo da variabile a irregolarmente nuvoloso con possibili locali fenomeni. Venti moderati nord-occidentali, mare mosso. Temperature in sensibile diminuzione.